Come potete vedere alle mie spalle, oggi non sono nella mia normale postazione YouTube perché andrò a fare il test e la recensione di questa fantastica bici elettrica. Ma di che modello stiamo parlando? Della nuovissima e potentissima T1 di YO. Il video di oggi l'ho diviso in tre parti. Nella prima parte vi farò vedere il tutorial del montaggio, nella seconda parte andremo a analizzare tutte le specifiche tecniche e nella terza e ultima parte andremo a fare la prova su strada e vi dirò anche tutte le mie considerazioni finali. Disimballaggio completato. Per quanto riguarda le mie prime valutazioni, noto subito che il telaio è veramente di ottima fattura, infatti è in lega di magnesio. Per quanto riguarda i componenti che dovete assemblare, troviamo la ruota anteriore, i due parafanghi, i pedali, tra l'altro è anche specificato quale di destra e quale di sinistra, il catarifrangente posteriore, e ho apprezzato tantissimo che nella dotazione base hanno inserito anche un bellissimo LED posteriore, si attiva con questo tastino laterale ed è anche compreso del cavo USB per ricaricarlo. Ovviamente non può mancare il sellino, il manubrio, dotato anche di LED anteriore, hanno inserito due chiavi, così se ne perdete una ne avrete comunque una di scorta, e questo invece è l'alimentatore per caricare la batteria. Ho apprezzato tantissimo di questo brand che nel kit di montaggio abbia inserito arnesi che sono veramente di ottima fattura, il cacciavite, le due chiavi inglese e le tre brughe di diverse dimensioni. Per completezza vi informo anche che all'interno della confezione troverete anche l'accelerometro, che è quel componente che serve per far andare la bicicletta totalmente in elettrico senza l'obbligo di pedalare. Partiamo subito con il montaggio. Come prima cosa andiamo a svitare questa plastica presente all'interno del mozzo e ci andiamo a inserire la ruota. Una volta completato il montaggio del LED anteriore, andiamo a fissare il telaio. Il montaggio del manubrio è una delle parti più semplici, vi basterà svitare questa brugola, inserirlo all'interno e richiuderlo. Completato il manubrio, andiamo a inserire il sellino. Ovviamente la profondità la dovete regolare in base alla vostra altezza. Chiudete bene e stringete la vite laterale. Abbiamo quasi finito, ci manca il LED posteriore, i due pedali e i parafanghi. Per quanto riguarda la tempistica di montaggio, se siete già un utente medio esperto di bricolage, riuscirete a montarla completamente in meno di 20 minuti. Vi informo però che i parafanghi non li ho montati perché uno, mi piace la bici molto più estrema, e due, io non utilizzo mai la bici sotto la pioggia. Ovviamente questo è un mio gusto personale, per cui ognuno di voi può decidere se montarli oppure no. Una delle caratteristiche che mi ha più colpito di questa T1 è la velocità e la semplicità con cui si riesce a piegare completamente. Riuscirete a completare l'operazione in meno di 20 secondi. Via! Ta-da! Per cui se utilizzate questa bici elettrica per prendere anche mezzi pubblici come autobus o treni, questo modello ve lo consiglio veramente tanto, perché come avete visto è veramente semplice e immediato. Ma vi dirò di più, perché chi ha progettato questi bike ha pensato veramente a tutto, perché hanno addirittura inserito questa comodissima staffa, per cui anche quando la bici sarà piegata, grazie a questo supporto sia la corona che i due pedali saranno sempre protetti da graffi e urti accidentali.
Per quanto riguarda le specifiche tecniche, devo dire che questa e-bike ha veramente un ottimo rapporto qualità-prezzo, perché è addirittura dotata di sensori di coppia, componente che di solito troviamo normalmente in bici elettriche con un costo superiore ai 1000 euro. E quindi avere un sensore di coppia su una bici che costa meno di 1000 euro è veramente tanta tanta roba. Per quanto riguarda il cuore pulsante di questa e-bike, abbiamo un affidabilissimo motore brushed da 250 watt situato nella ruota posteriore. Anche per quanto riguarda la struttura, siamo da top di gamma, perché il telaio è completamente in magnesio ultra leggero e infatti il peso totale di queste bike non supera i 23 kg. 3 kg invece è il peso della batteria. Una particolarità di questa bici è che non ha nessun tipo di saldatura, veramente perfetta e ben curata in qualsiasi dettaglio, perché appunto tutti i componenti sono prestampati e assemblati solo con le viti. Andando però ad analizzare in maniera approfondita tutti i materiali, abbiamo il monoscocca centrale che è completamente in magnesio, come vi dicevo, e invece il tubo sella, il manubrio e due dischi da 22 pollici sono completamente in alluminio. Per quanto riguarda l'illuminazione, sono presenti ben 7 catarifrangenti, due per ogni pedale, uno all'interno del cerchio anteriore, l'altro nel cerchio posteriore e l'ultimo di colore rosso posizionato nella parte posteriore. È anche dotata di due LED, uno anteriore che è collegato direttamente alla batteria della bici e uno posteriore che invece non è collegato alla batteria ma ha una batteria interna che può essere collegata con la porta USB. Per quanto riguarda le dimensioni, quando è aperta questa bicicletta ha una lunghezza di 152 cm, una larghezza di 54 cm che è quella del manubrio e un'altezza di 111 cm. Invece da piegata le dimensioni si riducono veramente di tantissimo, infatti la lunghezza passa da 152 cm a 85, la larghezza da 54 a 48 e l'altezza da 111 a 78 cm. E ora andiamo a analizzare il manubrio. Come vedete è molto minimalista e a questo a me piace tantissimo, infatti i comandi sono pochi e subito immediati da utilizzare. Troviamo la leva del freno posteriore, la leva del freno anteriore, il campanello che è meccanico e non è collegato a batteria, sentite? È anche abbastanza potente. Il sistema di accensione bici, per accenderla vi basterà premere per 3-4 secondi questo tastino verde e i tre LED saranno accesi. Se invece lo andrete a premere per un secondo si accenderà il LED anteriore. Passando alla parte destra del manubrio troverete in successione l'acceleratore. Vi informo però, come vi dicevo durante l'introduzione, che questo componente purtroppo non è legale per quanto riguarda le bici a pedalata assistita, per cui vi sconsiglio l'installazione così da non rischiare multe o problemi nel caso vi dovessero fermare. Troviamo anche il cambio Shimano a 7 rapporti, dotato di due levette, quella superiore per aumentare la marcia e quella inferiore per scalare. Per quanto riguarda le prestazioni, direi che è un cambio normalissimo, niente di eccezionale, ma comunque molto affidabile, anche perché Shimano credo che sia uno dei cambi più montati a livello mondiale. Come vi dicevo, ha 7 corone nella parte posteriore e una monocorona nella zona dei pedali. Un'altra caratteristica che ho apprezzato tantissimo di questa bici elettrica è che la batteria è completamente removibile, per cui non siete obbligati a portarvi la bicicletta in casa, ma con la chiave in dotazione la potrete sbloccare in questo punto, estrarla, ricaricarla in casa e poi rimetterla nella bici elettrica. E per quanto riguarda le tempistiche, in circa 4 ore avrete la ricarica completa. Un altro punto di forza di questa bici elettrica è sicuramente l'impianto frenante. Questa T1 è dotata di addirittura due dischi autoventilanti, infatti vedete che ci sono tutti i bocchini, da ben 160 mm, uno al posteriore e uno all'anteriore. Per quanto riguarda la prova su strada, devo dire che con queste bike mi sono tolto tantissime soddisfazioni. Partendo dall'autonomia, infatti in modalità assistita sono riuscito a fare quasi 60 km prima di doverla ricaricare e anche nelle salite non è andata affatto male, riuscendo a percorrere pendenze del 10 e anche del 15%. L'unico piccolo difetto o punto debole che ho riscontrato in questa T1 è la comodità. Infatti non è provvista né di ammortizzatore anteriore né di ammortizzatore posteriore. C'è da dire però che questo brand, per sopperire questo difetto, ha inserito un ammortizzatore all'interno della sella. Il focus progettale di questa bici è stato proprio il peso ed è appunto per ridurre ulteriormente il peso che hanno deciso di non inserire i due ammortizzatori. Concludo dicendo che consiglio questa fantastica T1 per chi cerca una bici elettrica principalmente da città che abbia un'ottima autonomia ma che si difenda anche leggermente nel fuoripista. Potrete pedalare per 50-60 km prima di ricaricarla e quando sarà scarica non dovrete portarla dentro casa, vi basterà staccare la batteria e in sole 4 ore sarà ricaricata. Se questa recensione vi è stata utile, lasciate un like e iscrivetevi al canale così rimarrete sempre aggiornati sui nuovi prodotti di tecnologia. Vi ricordo prima di salutarvi che nel primo commento e nella descrizione di questo video troverete il link diretto per acquistare questa bellissima bike. E noi siamo arrivati veramente alla fine, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!